Ciao a tutti, nuovo video. Si tratta di un video haul. Allora, ho deciso di dividere il video shopping in più video, altrimenti veramente sarebbe durato 2 ore e mezzo perché ho fatto diverso shopping con i saldi in diversi giorni. Infatti, molte cosine che ho acquistato le ho anche già lavate perché non ho avuto tempo prima di girare questo video. Però, quindi oggi si tratta del video shopping consumi da Tezenis e non solo da Tezenis. Ho preferito dividerlo perché non mi piacciono molto i video, che ne so, i video haul che durano mezz'ora, cioè non ce la faccio a vederli, neanche quelli delle YouTuber più famose. No, non ce la faccio. Se dura più di 20 minuti, non stacco, anche se sono interessata allo shopping, però non ce la faccio, quindi ho deciso così. Vi mostro i costumi che ho comprato, costumi che ho comprato da Tezenis, ma anche al mercato, perché io ogni anno riesco a trovare dei costumi molto molto carini al mercato. Vi consiglio di guardare nei vari mercati delle vostre zone, perché si trovano delle belle cosine anche made in Italy e quindi a poco prezzo. Quindi andate a fare un giro perché si trovano diverse cosette. Allora, da Tezenis, acquistando più di un costume, regalavano una borsa di queste qui. Io ho preso questa fantasia qui, c'era anche quella con i ferricotteri, ma siccome ce l'hanno tutte, quella con i ferricotteri, ho voluto prendere questa perché è una fantasia che mi piace tantissimo. Allora, che costume ho preso? Non ve li mostro indossati, i costumi, ve li mostrerò così. Ho preso il costume che richiama la borsa, che mi piace davvero, questi colori mi piacciono tantissimo. Sono la maggior parte, no, la maggior parte sono tutti costumi a fascia, perché come vi dicevo, questi sono i costumi che mi stanno meglio, essendo io molto magra e piatta praticamente. Preferisco indossare questa tipologia qui di costume, questa la fascia, che è leggermente imbottita, però secondo me è il costume che mi sta meglio. Ho preso questo qui che porta, vedete, l'accetto al collo ed è semplicissimo, una classica fascia leggermente imbottita con questa fantasia meravigliosa. E la mutandina ho scelto questa qui, c'erano diversi tipi, vabbè, lo sapete tutti. Ho preso questa qui che è leggermente, non è piccola piccola, è uno slip, quindi non è brasiliana, e porta queste fasce nere ai lati. Mi piaceva proprio per questa particolarità della fascia nera laterale. Vita bassa ma non bassissima, vedete, non è uno slippino mini, è uno slip normalissimo. Mi è piaciuto tantissimo. Io ho preso la S e il prezzo è tipo 9,99 euro da quel pezzo di su, e questo non mi ricordo, però i prezzi di Tezenis sono sempre gli stessi per tutti i costumi. Poi ho preso quest'altra fantasia qui, sempre a fascia. Questa fantasia mi piace tantissimo e poi mi sta, non me l'aspettavo mi stessero così bene questi colori delicati, perché io, avendo la carnagione molto chiara, di solito sto meglio con i colori più scuri, e pensavo che questi così delicati mi stessero non male, però così, e invece mi sta benissimo come colori, vedete, cioè, questo colore è meraviglioso. E ho preso questa fantasia che sono, dovrebbero essere delle palme, bellissima, e la parte inferiore è questa, classico slip. Aspettate, faccio un nodino perché, ok, così si riesce a vedere meglio. Classico slipino, così, con
i laccetti laterali, questo è un pochino più basso rispetto all'altro, questo è un pochino più slippino, è sempre slip perché le brasiliane mi piacciono sulle altre, ma io preferisco, mi sento più comoda con lo slip e quindi prendo sempre gli slippini, questo. Basic, sono dei costumi molto bassici, niente di particolare, ma le fantasie quest'anno mi hanno fatto impazzire. E poi, da Tezenis sempre, ho preso quest'altro qui, che è stupendo, guardate che meraviglia questi colori, e porta queste tipo, come si chiamano, nappine qui, al bordino superiore. Costume sempre a fascia, i modelli sono sempre gli stessi, quelli che prendo io, ma le fantasie veramente, secondo me quest'anno si sono superati, perché erano tutti bellissimi, avrò acquistato tutto il negozio, meraviglioso, e come slip ho preso questo qui, sempre molto basic, con i laccetti laterali, e porta anche qui al di sopra le nappine che richiamano il regista nella parte superiore. Anche questo è uno slip normalissimo. Quindi questi sono i tre costumi che ho acquistato da Tezenis, e poi sempre da Tezenis ho voluto acquistare questa tutina, che mi è piaciuta tantissimo. C'era anche il costume così, ma nero, ed è semplice sia per andare in spiaggia che, ma secondo me è bellissimo anche per una passeggiata in città adesso che andrò in vacanza, con lo scollo così, bella corta, con l'elastico in vita. Ce n'erano diverse fantasie, ma io ho voluto prendere questa bianca e nera perché riesco ad abbinarla più facilmente con scarpe e borse varie. Molto carina, molto molto carina la nuova collezione di Tezenis. Poi al mercato ho acquistato altri tre costumi. Faccio vedere prima quelli più basici proprio. Ne ho presi due. Questi sono ancora vicinati, non li ho lavati. Molto molto basic. Allora, però con dei colori belli sgargianti, quando sarò un po' più abbronzata potrò utilizzarli. Ho preso questi qua, sono proprio come se fossero un fiocco, sempre a fascia, però sembrano un fiocco. Guardate che carino. Sempre leggermente imbottito. Questo si allaccia dietro. Troppo troppo carino, e la mutandina è anche questa, molto, sono veramente molto basici, bassa e allacciata ai lati, semplicissimo, però questi colori non ce li avevo e ho voluto prenderli perché mettono in risalto la bronzatura quando l'avrò, e l'ho preso anche color rosa, tipo un rosa pesco però fosforescente, sempre, ecco, forse si riesce a capire meglio il fiocco, vedete, cioè, perché forse indossati sarete, ecco qui, si vede il fiocco, molto molto semplici ma carini, mi piaceva proprio questa particolarità che sembra un fiocchetto, e anche questo è identico. Mamma mia, come spara flash a questo colore in video. Semplici, con i laccetti laterali. Pagati 10 euro. I prezzi al mercato sono ottimi e veramente si trovano cose, e che io ho preso questi molto basic, ma c'erano delle cose meravigliose. Vi mostro l'ultimo che mi fa impazzire, è bellissimo. Questo è proprio una new entry comprata da pochissimo. È questo qui, no, ditemi se non è una meraviglia. Allora, sempre questo dal mercato per 10 euro. E questo costume color verde Tiffany,
Moda, mare, supermoda. Made in Italy, fantastico. E porta, vedete, questo spacchetto qui al centro. Quest'anno se ne sono visti tantissimi di questi modelli. Porta questo pizzo giù. Il colore è bellissimo, si allaccia dietro. Anche l'accetto. Forse con il l'accetto messo rende un po' di più, ma è veramente molto bello. Eccolo qui. Guarda che meraviglia, è proprio bello bello sia il colore che il modello, poi il prezzo per 10 euro ragazzi, ma veramente non si trova nulla. E la mutandina è così, completamente diversa, tra un'altra fantasia. Questa è leggermente a brasiliana, porta gli stessi colori che richiamano il pezzo superiore, ma con fantasia floreale, e c'ha questa Rouge, come si chiama? Rouge, e lacetti laterali con queste nappine che richiamano proprio la parte superiore del costume. Trovo che questo costume sia stupendo. Veramente bello, 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 bello. 10 euro, quindi veramente vi consiglio, se non amate i mercatini, andate ogni tanto a fare dei giri perché si trovano cose molto carine. Spesso trovo cose made in Italy, io ci vado spessissimo perché si fanno degli affari, degli ottimi affari, come questo costume che ho made in Italy, io riesco a trovare diverse cose, sia scarpe le acquisto un po' meno, però per quanto riguarda l'abbigliamento, cose da indossare tutti i giorni, non sintetiche, non made in Cina, riesco a trovare veramente delle cose bellissime. E ultimamente ho trovato, c'è questa moda, questi vestiti moda positano, moda capri, che sono meravigliosi, e ho acquistato diverse cosine che semmai vi mostro nei prossimi video. Questo costume comunque è bellissimo. E niente ragazzi, fatemi sapere che cosa ne pensate di questi costumi, se anche voi avete acquistato uno di questi costumi Zenith, oppure quale modello preferite. Scrivetemi tutto nei commentini, spero di non essermi dilungata troppo, vi mando un bacione e al prossimo video. Ciao!